Buongiorno e benvenuti nell'Istituto Comprensivo Statale Giovanni Falcone. Buongiorno e appunto benvenuti. Qui c'è la nostra collaboratrice Nina, la signora Nina, punto di riferimento della nostra scuola. Buongiorno e benvenuti nella nostra scuola. Sassi, sei pronto per questo tour? C'è la divisa? Sì, all'inizio era un po' titubante, ma adesso faccio prima la mattina. Siamo qui riuniti nell'ufficio della nostra dirigente scolastica per intervistarla. Preside, le possiamo rubare qualche minuto? Buongiorno ragazzi, senz'altro. Quali sono le parole chiave per definire l'identità della nostra scuola? Se volessimo definire il percorso di studi e l'identità della nostra scuola, senz'altro dobbiamo fare riferimento all'inclusione, all'accoglienza, all'innovatività, allo spirito di legalità e alla formazione di un alunno che abbia uno spirito critico. La pluralità dei progetti in atto nella scuola garantiscono il raggiungimento di obiettivi chiave in diversi contesti, sia della formazione che dell'istruzione, ma innanzitutto ciò che è importante è la preparazione alla vita, che viene garantita e assicurata ad ogni alunno. Preside, per quale motivo un ragazzo dovrebbe scegliere la nostra scuola? I motivi sono tanti. Innanzitutto l'offerta formativa ampia e variegata. In secondo luogo l'alta professionalità del nostro corpo docenti e per il clima di collaborazione, di serenità che si respira nel nostro istituto. Questo porta i ragazzi a sentirsi a proprio agio, a intraprendere un percorso formativo e di studi in cui saranno sempre supportati e guidati e insomma li condurrà poi piano piano a quello che è il loro personale successo formativo. Nella nostra scuola nessuno viene mai lasciato indietro né viene lasciato da solo. Si parte sempre con l'analisi dei bisogni di ciascuno e con la predisposizione di un piano di studi personalizzato, tagliato a misura sulle istanze degli alunni, che possa quindi aiutare tutti gli iscritti a raggiungere un buon livello di preparazione. D'accordo Preside, grazie di averci ricevuto e gli auguriamo un buon lavoro. Grazie a voi ragazzi, ci auguriamo di accogliere nella nostra scuola tante generazioni di giovani collaborativi e felici come voi. Speriamo che il nostro tour virtuale possa avere tanti visitatori. Intanto noi saremo qui ad aspettarvi e siamo a disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva vogliate ricevere. Not knowing what it was, I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Sei la mia donna, la forza delle onde del mare. Cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. L'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia. Buongiorno a tutti, oggi vi presento il nostro laboratorio di latino. Lascio la parola al mio compagno Davide. Quando traduco una frase dal latino all'italiano, la prima cosa che vado a cercare è il verbo. In questo caso il verbo è il verbo sum, cioè il verbo essere. Ora andrò ad analizzare questa frase. Giulia quella romana est. La prima cosa che vado a cercare è il verbo. In questo caso è il verbo essere, che è un verbo di terza persona singolare, quindi mi fa capire che il soggetto sarà un nominativo singolare. La frase tradotta è Giulia è una ragazza romana.
Il verbo essere insieme a ragazza va formato in predicato nominale, invece romana è attributo. La famiglia romana è formata da mater familias, pater familias, figlia e filius. Lo maio si può chiamare uxor e marito maritus. Andiamo a vedere questa frase. Magister docent discipliniscunt. Questo significa il maestro insegna e gli alunni apprendono. La parola maestro ancora oggi è utilizzata per indicare docente universitario e si chiama clarissimus magister, cioè illustre maestro. Grazie a tutti. E canto. Iniziamo a appoggiare la mano destra sulla tastiera, pollice, per suonare il do centrale. Al mio tre voi suonerete il do centrale. Siamo pronti? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Do. 1, 2, 3. Do. Indice mano destra, suoniamo il re centrale. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 3. Suoniamo adesso con tutte e cinque le dita. Thank you.
Possiamo fare una panoramica di questa classe. Stiamo presentando il virtual tour dell'Open Day. Prego. Ora faremo qualche domanda alla classe. Ragazzi, come trovate in questa scuola? Ci troviamo bene perché ci sentiamo in un luogo protetto, al sicuro. Siamo amici, facciamo molte cose interessanti come laboratori e progetti. Bene, prof, grazie mille, togliamo il disturbo. Nessun disturbo, grazie a voi, è stato un piacere accogliervi nella nostra classe. Ciao! Ciao! Allora ci ha chiesto perché i colori si stratificano nella provetta. Allora abbiamo iniziato a prendere tutto il materiale occorrente. Abbiamo preso 6 bottiglie di vetro, poi 5 le abbiamo riempite con dell'acqua. Poi abbiamo preso dei coloranti alimentari, dello zucchero, 7 provette, 2 pipette e un cucchiaio. Abbiamo riempito tutte e 6 bottiglie con dell'acqua. Poi 5 le abbiamo aggiunto dello zucchero in quantità crescente e abbiamo aggiunto del colorante alimentare. Poi abbiamo preso le nostre provette e abbiamo preso le nostre pipette. Ora inizio a mettere i nostri colori lentamente per evitare che lo strato per evitare che si mescolino. Allora, che cosa abbiamo osservato? Praticamente le soluzioni colorate si sono stratificate in un certo ordine, creando una banda di colori diversi. Conclusione, le bande colorate si sono stratificate in base alla loro densità, la soluzione più concentrata è rimasta sul fondo e poi mano a mano quelle a concentrazione decrescente fino all'acqua pura. Poi i colori vanno
in basso, più in basso c'è il viola, poi c'è il rosso, poi il blu, poi il giallo e poi il verde fino ad arrivare al bianco. L'acqua pura. Buongiorno, oggi faremo un esperimento scientifico sulla pressione atmosferica. La pressione atmosferica è una grandezza fisica e uguale al rapporto tra la forza peso della colonna d'aria che grava su una superficie. Però noi non ce la accorgiamo perché l'acqua e l'aria nel nostro corpo la bilancia. E per verificare questo esperimento scientifico dobbiamo creare un sottovuoto. Lo possiamo creare con un uovo sodo, un barattolo, della carta e un accendino. Per prima cosa dovremo accendere la carta. E dovremo mettere l'uovo sodo sopra. E ci accorgeremo che l'uovo sodo entra nel barattolo perché c'è la pressione atmosferica che si alza perché questo è un sottovuoto. Bicarbonato di sodio e un palloncino in cui già abbiamo messo il bicarbonato di sodio. Nella prima provetta c'è dell'acqua, nella seconda del succo di limone e nella terza un vuoto sgrassature. Utilizzeremo delle cartine tornasole. La quale dice che il liquido va distribuito alla stessa altezza in tutti i contenitori, anche se di forma differente. Abbiamo preparato i nostri vasi che comunicano con delle cannucce. Ora mettiamo acqua colorata. Esperimento riuscito! Thank you.
no. Buongiorno a voi. Come mai qui? Troppo, stiamo ispezionando un po' le classi della nostra scuola. Bene. Ecco, siamo nell'ora di religione, qui ci sono i miei due alunni, stiamo facendo una lezione. A loro la parola. Siamo nell'ora di religione ed è una materia base per tutte le altre. In questo periodo stiamo studiando i profeti in occasione del Natale. I profeti c'entrano con Natale perché appunto annunciano la venuta di Dio Gesù. Approfitto per augurarvi un buon Natale. Buon Natale a tutti voi, care famiglie, e un augurio e un abbraccio da tutti noi, da tutta la Falcone. Vero ragazzi? Buon Natale! Bonjour, celle-là. Bonjour, madame. Tu aimes le français? Oui. Pourquoi? La prof de français, c'est très sympa. Alors, j'adore le français. Merci. Bonjour, Louisa. Bonjour, madame. Tu aimes le français? Oui, j'adore le français, c'est très élégant. Salut, Alessandra. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va très bien. Tu aimes le français? Oui, j'adore le français, c'est très facile. Moi aussi, je suis d'accord. J'adore le français, c'est ma langue préférée. Hello, welcome to our English lessons. I'm introducing you to some classroom activities. Have a good time. Bruno, che stai facendo? La pneumonia. Ah, il pullman di Londra. What are you doing? Hi, we're studying London and its attraction. What's this? This is the famous double-decker bus. There are so many other activities. For example, me and my classmates like to play Simon Says. Simon Says? Do you want to explain this game? Oh, yeah. The teacher gets order, but only when she says Simon Says, we have to obey and do the action. Otherwise, we are disqualified. Okay, boys. And what do you want to do today? Kahoot or Simon Says? Kahoot! Okay, students. So, are you ready? Yes! What are you
it? It's red. Okay. And what color is it? It's blue. Okay. And here, what color is it? It's white. Wow. Are you English? No, I'm not. Are you American? No, I'm not. Are you Italian? Yes, I am. Okay. And do you like English? Yes, I do. I listen to English. Wow. Yes, tell me. Me too. I watch English videos on YouTube. And what is it? It's a ketchup. Mmm, very good. Now, what is it? It's a mouse. What is it? It's a password. It's very important. Wow, what is it? It's a makeup. What is it? It's a cover. And what? It's a cutlet. We have also many other activities. For example, we had native speakers and home projects to improve our skills.